Merita anche di essere discusso oppure si sta facendo troppo rumore su questa vicenda? Antonello? Sicuramente si è fatto molto Facciamo rumore. interventi veloci così. Sicuramente molto Sì. rumore. Io ci tenevo a dire una cosa, così la spiego anche Sì. a Stefano Caselli, autore di un articolo che è stato a dir poco subissato vedevo più di 1.000 messaggi sotto quell'articolo del Fatto Quotidiano. Allora, diciamo, il fatto tecnico, partiamo dal fatto tecnico. Quando ci sono, la Juventus ha stabilito dei criteri perché questi giocatori entrassero, diciamo, tra i votabili. Ecco, Boniek purtroppo non risponde a nessuno di questi criteri, perché bisogna aver avuto più di 100 presenze a Juve, che so, oppure aver segnato X gol, oppure aver avuto almeno una volta la fascia da capitano, oppure, che adesso non li ricordo tutti, però abbiamo fatto un'analisi, hanno fatto veramente molto, è stato poi il blog dell'Uccellino che ha fatto questa analisi, e si è scoperto, noi tra l'altro ne abbiamo scritto su Calcio GP, e si è scoperto che Boniek non rientrava neanche in questi requisiti, quindi non era neanche votabile. Al di là di questo, poi c'è il fatto che lui è andato alla Roma, ha dichiarato sempre che comunque lui a Roma si trova bene, che il pubblico della Roma è qui e là, liberissimo, per carità, nulla, nulla da eccepire. Quindi non si è mai autocatalogato o non si è mai proposto come bandiera della Juventus. In più, dulcis in fundo, durante i 14 anni, non un giorno, della triade, lui ha sparato giudizi a dir poco pesantissimi, sempre sulla Juventus, sulla triade, eccetera. In quanto al tema Calciopoli, addirittura ospite con il direttore De Paola, mi ricordo una puntata sulle tre, eccetera, eccetera, ha addirittura detto cose veramente insostenibili, perché chiunque ha seguito il processo di Napoli sa come stanno andando le cose. E quindi noi ci atteniamo ai fatti. I fatti sono carta canta, documenti, testimonianze e quello che sta venendo fuori dal processo. Questo è quanto. La Juventus, secondo me, giustamente ha recepito un certo messaggio dei tifosi. Qualcuno, e all'inizio devo dire che era anche un po', era un problema per la Juventus da gestire questo. Poi, quando si è scoperto che non aveva nemmeno i requisiti, a quel punto ovviamente hanno detto rifacciamo la votazione. Ad oggi credo che Edgar Davids abbia l'80% dei voti, faccio un esempio. Però, insomma, lascio spazio ai Sì. nostri ospiti, perché volevo, poi dopo parliamo anche dell'articolo, perché so, io Certo, volevo certo. chiarire alcune cose di quell'articolo con il nostro Caselli. Allora, intanto però un primo giro su questa vicenda. Allora, direttore Padovan, Stefano Caselli e poi anche Emilio Targia, sul caso Boniek, perché all'interno del mondo Juve, per parte almeno della tifoseria, è diventato un caso e molti ascoltatori ci stanno scrivendo, infatti, proprio su questo leggo, per esempio, Boniek non è assolutamente degno di avere una stella nel nuovo stadio, non può contare solo quello che ha fatto in campo, nella nostra casa vogliamo solo Juventini, questo è un po' un messaggio simbolo. Io non so che cosa meriti o non meriti Boniek, di per sé sarebbe un problema molto marginale. L'unica cosa che tengo a precisare rispetto a quello che è stato detto è che la Juve non ha obbedito a nessun diktat, e non c'è nessun diktat da parte di nessuno. C'è un sommovimento parapopolare, paratifoso di gente che dice secondo noi non la deve meritare. Che la meriti o non la meriti, io dico tutta la mia disistima e disprezzo, direi, per Boniek, perché è un personaggio con cui ho avuto degli alterchi televisivi nei quali lui ha manifestato tutta la sua maleducazione. Quindi mi spiace solo che non sia presente stasera in trasmissione, perché sennò avrei dato vita a uno dei miei cordiali scontri con lui e con la sua pochezza di argomenti. Chiamatelo Boniek. Eh No, sì, ci proviamo. è un uomo privo di argomenti, è un uomo che è arrivato a dire, a proposito di una mia partecipazione a un programma televisivo della Sette, che se c'ero io non ci sarebbe stato lui. Quindi già questo, voglio dire, lo qualifica. È un uomo che non ama né il confronto né tantomeno la democrazia. Il fatto paradossale che sia proprio una democrazia molto indiretta, molto particolare, a decretare la sua espulsione dalle stelle, a me non dice né sì né no, cioè non mi interessa niente di per sé. Dico solo che non è un diktat e risponde comunque a un affare che la Juve sta cercando di fare vendendo queste presunte stelle, che a me lascia molto perplesso. Ecco, dico questo termine così per, cioè voglio dire, giornalisticamente mi sembra un argomento di nessuna rilevanza. Ecco, e per l'uomo,
e per il giocatore, un giocatore men che modesto, insomma, cioè, non è un campione Boni, insomma. Ricordo che anche a sport, quanto a sportività a valore sportivo è quello che si è fatto concedere un calcio di rigore a 20 metri fuori la sera della Isère, non so, insomma, cioè uno che ha alzato le mani dicendo che era calcio di rigore, non so, io ho ricordi nitidi di questa persona e ho ricordi anche recenti, è una persona che io disprezzo totalmente, quindi sul quale non voglio dire niente. L'argomento mi sembra un argomento specioso, cioè un argomento d'aste stelle mi sembra un argomento frivolo e di carattere puramente commerciale della Juventus. È stato gestito male sicuramente dalla società e forse viene rimediato peggio, perché quando hai deciso di fare una cosa poi tornare indietro è sempre antipatico e si presta il fianco a delle critiche. Però voglio dire, io abbiate pazienza, io vi voglio bene a tutti, ma ho delle mie cioè speravo che questo non fosse un argomento di discussione. No, no, sull'argomento non ho niente da dire. Cioè so, registro che c'è un dissenso, che è un dissenso molto forte, che non è un dissenso da curva, che non è un dissenso da ultra, con i quali mi risulta che la Juve, questa Juve, abbia ripreso effettivamente ad avere dei rapporti, se non altro di per movimentare o per indirizzare il consenso. Però voglio dire, se l'argomento è Boniek, francamente non è un argomento calcistico, non è un argomento di nessun genere tipo, cioè è un argomento che, sul quale il mio contributo è misero, modesto, marginale. Ed Emilio Targia. Allora, buonasera, io buonasera, mi presento Stefano. Subito, sono di Torino e sono un tifoso del Toro, autore di questo articolo che in questi giorni mi ha regalato valanghe, centinaia e centinaia di insulti, alcuni espressi con una prosa fantasiosa che mi hanno anche molto divertito. Forse sarebbe stato meglio scriverlo in testa. Salve, sono Stefano Caselli, sono tifoso del Toro, però voi capite che, essendo io nessuno, faceva ridere scrivere su un giornale una cosa del genere. Che cosa c'era scritto in sintesi, per chi non l'ha letto, insomma, ricordiamo proprio. Sintesi, sì. Io partivo dalla storia di Boniek, sì, di cui si sta parlando, di cui relativamente mi interessa poco, nel senso che i tifosi della Juventus sono liberissimi di dare le stelle a chi vogliono, questo è chiaro. Però quello che a me interessava, visto che i tifosi della Juventus li conosco abbastanza bene e uno è anche Emilio Targia e può capitare anche nella vita, e a me è capitato spesso di avere anche degli amici fraterni della Juve, capita, e così uno li accetta e ci litiga e si diverte anche a farlo. Era così la concezione che i tifosi della Juventus hanno del loro passato, visto che io appartengo a una squadra notoriamente sfigata per eccellenza, che la propria grandezza ce l'ha relegata ai tempi più recenti, a 20 anni fa, ecco, ritengo che dimenticare con troppa facilità il passato sia un limite della passione, secondo me, i tifosi della Juventus. Io Boniek me lo ricordo quando ero bambino, me lo ricordo, lui e Platini mi hanno fatto piangere, però quando li vedo mi emoziono, perché comunque io allora i derby li vincevo anche, adesso invece non li faccio neanche più, per cui così, questo era. Se poi qualcuno si è sentito offeso, a me dispiace molto e chiedo scusa. Stefano, sì, però, Antonello, i tifosi, io raccolgo le decine e decine di messaggi che ho ricevuto da Facebook, ai forum, offesi per il fatto che tu abbia contestato la stella, ma per il resto che c'è scritto nell'articolo. E faccio un esempio, sì, quando scrivi buone cose ricordare agli inorriditi interlocutori, tra l'altro si parla della trasmissione dove ero presidente, che la prescrizione in cui hanno naufragato il processo per doping, e questo è un'emerita bugia, non è allora, vero che il processo per doping è naufragato in prescrizione. Per doping la Juventus è stata assolta in 3 gradi di giudizio. La Juventus è assolta per doping, io mi sono letto tutte le carte del processo. Non tutti e 3, Antonello. Scusami Stefano, scusami, sì, sono Padovani. Scusatemi. Direttore, scusate, abbiate pazienza, maleducazione, ma volevo solo precisare, non in tutti e 3 i gradi di giudizio. Primo grado, condannato. Il primo no, hai ragione. Secondo grado, in secondo grado siamo andati a Cassazione, quindi non sono tutti e 3 i gradi. Sì. Quindi, mi sono letto tutte le carte del processo, è giusto rispettare le sentenze, certo è che c'era un... Effettivamente è vero, il problema non è tanto il doping, perché i valori di EPO, io ho letto
le perizie ordinate da Guariniello, il giudice non hanno ritenute tali da portare una condanna, va benissimo così. Certo che l'abuso di farmaci era evidente, inequivocabile, che poi succedesse solo alla Juve non è vero, però comunque il processo era alla Juventus, è così. Il Torino ha anche patteggiato nello stesso periodo, insomma, che la dirigenza del Torino allora, un'altra triade, c'era uno che si chiamava Vidulic e poi gli altri due manco me lo ricordi, avevano uno staff tecnico talmente inetto che invece che correre di più in campo i giocatori del Toro correvano al cesso tutto il giorno. C'era una favolosa intervista di Comotto di quel periodo lì, patteggiò e succedeva anche al Toro, però succedeva di meno, evidentemente peggio. Sentiamo anche Targia, poi sì, appello la Juventus fu assolta anche per abuso di farmaci leciti. Sì, ho capito, poi la Cassazione stabilì che si sarebbe dovuto rifare il processo, perché siccome nel frattempo è intervenuta la prescrizione, sarebbe stata una spesa inutile per lo Stato. Anche vabbè, per cui, però non possiamo negare, dai, che ci fosse a maggior ragione, come dire, che si facesse uso di farmaci un po'. Per carità, questo probabilmente era così, ma era così probabilmente in tutto il calcio italiano. Ma certamente, vorrei la Juve alla fine deve avere Guariniello a Torino. Che quando i NAS sono andati nel ritiro del Parma hanno trovato 24 giocatori su 23 con l'ematocrito sopra il 50% e poi hanno detto che il macchinario era rotto. Sappiamo benissimo che in quegli anni come girava il calcio con il laboratore dell'acqua acetosa che non faceva i controlli su nessuno.